Entrano in funzione da oggi a Pescara i nuovi parcheggi a pagamento, rivoluzione al via stamani con l'attivazione dei nuovi parcometri con cui bisognerà pagare la sosta per oltre 700 posti auto diffusi tra via Ostuni e via Bologna, via Paolini e via Fonte Romana, via Ciglia, piazza Mancini, piazza Unione, via Spiga e via Falcone e Borsellino. Per quasi tutti i parcheggi sono disponibili delle formule di abbonamento specifiche per i residenti o ad hoc per le aree che possono essere sfruttate anche da chi lavora o frequenta abitualmente una determinata zona. Ma gli automobilisti cosa pensano? Non è un pesce d'aprile, da oggi striscia a pagamento, che ne pensa? Sono completamente contrario. C'è necessità di, proprio necessità di parcheggi. Quindi, francamente, metterli a pagamento mi sembra più lucrare su un problema, tra virgolette. Io penso che a pagamento, se il comune gli servono i soldi, bisogna stare pure attenti a come si spendono i soldi. Io mi domando e dico, qui ci vengono i parenti dei pazienti, chi si deve andare a fare l'ecografia, chi si deve andare a fare le analisi del Perché sangue, diciamolo, siamo in zona ospedale. ma soprattutto le persone anziane, mica tutti quanti vanno con la bicicletta, chi ha problemi di ambulazione. Io ho l'impressione che ormai tutto Pescara sia strategica, dovunque si metta, quindi credo che sarà difficile trovare un punto dove non sia strategico. Quindi lei pensa a strisce blu in tutta Pescara? Mi auguro di no, ma ho paura di sì. Che ne penso? Si fa una risata. Mi faccio una risata perché tanto alla fine dobbiamo sempre cacciare i soldi, quindi Non solo qui, ma anche in diversi punti abbiamo di visto. Pescara. Il sindaco ha deciso, dobbiamo stare zitti. Paghiamo come sempre. Bollette aumentano, i parcheggi aumentano, aumenta tutto. Tutto Quindi quanto. tutto. Però l'unica cosa che non ci aiutano è quando siamo in difficoltà. Ma questa è diventata una cosa normale a Pescara. Adesso dicono che vogliono fare pure al parco lì davanti alla stazione. Fare cassa, certo. Perché è diventato uno schifo. È Grazie. inutile, non c'è niente da fare. Qui si spendono soldi inutilmente, perché le cose utili non si fa. Eh sì, c'ho soldi da spendere, come no? Perché ce ne abbiamo tanti. Troppo. Aiosa. Aiosa, Aiosa, certo. non Quindi è bene che ben vengano le strisce Mi ha blu. sempre detto, è sempre meglio che la gente pensi che tu c'hai i soldi e che sei povero. Che sono un po' troppe le strisce azzurre. Su tutta la città. Su tutta la città, sì. Dovrebbe esserci una quota di strisce bianche, credo. Dove c'è necessità, poi la soluzione bisogna pure trovarla. Paghiamo Ma chi paga? noi, pagano i cittadini. Non lo so, che devo pensare? Paghiamo tutto, paghiamo pure qualsiasi cosa. Che devo pensare? Non lo so. Boh. Allora, tutti coloro che ho intervistato li ho visti molto rassegnati. Certamente, perché cosa si può fare? Mi dica lei.